socialista a Norimberga. La grandiosa adunata di 53.000 giovani d'ambo i sessi, convenuti con le loro bandiere da tutti i centri del Reich per attestare al Führer la fede inconcussa della Germania di domani. Luigi, sta qua il segretario politico. Sì, deve stare verso le prime file. Smorza, smorza. Scusate, don Carmine, ma... Luce presenza, la sfilata in via dell'impero dei 450 giovani hitleriani ospiti di Roma. E apre la marziale parata in perfetto stile guerriero dei 26.000 avanguardisti del nono campo Dux e degli ufficiali istruttori dell'Afra Nazionale Valida. Scusate ancora, don Carmine. L'Italia nazista e l'Italia fascista. Le due grandi nazioni che, rinnovate e potenziate dal genio e dalla volontà del Führer e del Duce, si sono messe alla testa della storia d'Europa per preservare le basi della sua millenaria civiltà e per rivendicare i principi dell'ordine e della giustizia in mezzo a un mondo in dissoluzione, si stringono... Allora, in un che c'è? Don Carmine, il podestà Don Salvatore vi vuole a casa sua subito. Subito? E che vuole? Non lo so, dice che è una cosa urgente. Va bene, vai. Posso andare? Vai, 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 con permesso. Tu resta coi bambini, io devo andare da Salvatore. E non poteva venire lui da te, mica stai a sua disposizione. Ma lui è il podestà. E tu sei l'autorità politica. Margherita, ma che ci vogliamo mettere a discutere qua al cinema se conto più io o lui? La spontanea professione di fede di una contadina confusa nella folla applaudente. Dopo di Dio viene lui. Dio ci dà il pane, egli ce lo lavora e ce lo difende, compendia con rara istintiva irenza il sentimento di tutto un popolo. Il popolo italiano avrà quindi il pane ed fargli la sua vita, ma se anche gli fosse mancato, non si sarebbe mai, dico mai, mai piegato a sollecitare un aiuto qualsiasi. Avvenga, Don Cristo, accendi il motore! E mentre la trebbia intona il suo gagliardo corale a torso nudo, il duce esperto trebbiatore, metodico, volenteroso e tenace, inizia il suo lavoro. Oltre un'ora dura la fatica del capo. 8 quintali, 30 kg di grano, del peso specifico di chilolitri 82 e 83. Papà, perché tutti hanno la camicia e il duce no? Valorizzato in soli 8 mesi dalla tenace operosità del colono ferrarese Ovidio Piva, padre del sacrificio, l'ultima dei quali è la prima creatura nata nel mondo. Salve, comandante! Oui. Oh, donna Rosa, dove andate di bello? Buonasera. A casa. Mio marito è stato chiamato d'urgenza dal podestà. Ah, pure lui. Ma allora ha riunito il consiglio. Siete di domenica poi. Già. Teresi, vammi a comprare una cartolina e non correre. Allora, quando ci vediamo? Potrei andare a Lecce dal dentista, dopodomani. Sì, dopodomani, sì, sì, per me va bene. Anche per me. Signore, ecco la cartolina. Beh, donna Rosa, i miei rispetti. Salutatemi tanto, donna Margherita. Sarà fatto. Arrivederci. Ti avevo detto di non correre. Tu fai sempre le cose in fretta, perciò non ti riescono mai bene. Signori miei, ecco di che cosa si tratta. Mio cugino, il figlio di zia Richetta, voi lo conoscete, no? Quello impiegato alla prefettura di Taranto. Beh, mi ha fatto pervenire oggi una lettera che è veramente allarmante.
Cioè, sarebbe allarmante se ci fossero le ragioni per allarmarsi. Salvatore, ti vuoi decidere? Se non mi interrompi, vengo subito al dunque. 23 ottobre 1937, quindicesimo era fascista. Caro cugino, la mia ulcera va migliorando. No, questo è... Ecco qua. Vengo ad informarti che la direzione centrale del partito ha mandato da Roma un funzionario incaricato di svolgere un'ispezione politico-amministrativa nel tuo comune. Bene. Era ora che si ricordassero di noi. Cioè, volevo dire... Ti consiglio, quindi, di prendere le tue precauzioni dal momento che il sopradetto funzionario arriverà in incognito, se non è già arrivato, come presumo e credo. A Romualdo gli hanno tolto l'ingessatura e ha già ripreso a suonare il violino. Beh, queste sono cose di famiglia. Signori, questa è la notizia. Un ispettore in incognito? Già. Ma perché? Se un funzionario si muove da Roma per venire proprio nel nostro comune, un motivo ci deve essere. Beh, forse un motivo politico. L'inchiesta è politico-amministrativa, così dice tuo cugino, In tanti anni non era mai successo. Forse una denuncia. In questa schifezza di provincia ci sono più malelingue che cornuti. Beh, don Aurelio, non cominciate a fare del disfattismo, eh? La nostra è una provincia sana. Non si capisce. Semmai è la forma che discuto. Venire in incognito è una mancanza di fiducia. Ripeto, quando si ha la coscienza a posto, e tutti, dico tutti, noi abbiamo la coscienza a posto, non c'è ispezione che tenga. Certo, certo. Benché... Benché cosa? No, niente. Dico solo che se un ispettore vuole trovare qualche cosa che non va... Beh, noi siamo dei galantuomini, se anche l'ispettore lo è... Una tazzina di caffè la gradite? Oh, signora, vi siete voluto incomodare? No, per carità, figuratevi. Grazie. Prego. Per voi, donna Nunzia, il tempo scorre al contrario. Don Aureo, ogni bella scarpa diventa scarpone. No, a te no. Oggi sei nervoso e il caffè ti fa male. Io sarei nervoso. Ma non dire fesserie come il tuo solito. Piuttosto mi rendete nervoso voi con quella maledetta radio. Pure la radio il caffè come lo fa donna Nunzia. Ridere! È possibile fare i compiti con la radio accesa? Ma quali compiti? Stavo giocando! E i compiti quando li fai? Somaro! Ma papà, li ho già fatti. Che cosa ti piglia oggi? A me? Niente. Cosa mi deve prendere? Muoviti, vai ad aprire. Che cosa aspetti? Hanno suonato! Legge, leggerei la letterata. Oh, il segreto è che io prima faccio bollire i fondi. Vabbè, adesso lasciaci soli, per piacere. Un po' di garbo, Salvatore, un po' di garbo. E poi quando tieni i nervi se li sfoga sempre con quella povera creatura. Ma come io tengo i nervi? Mannaggia quello! Sono calmissimo, sono. Vai, cara, vai. Buonasera. Saverio, volete una tazzina di caffè? Grazie. No, Saverio non prende caffè perché è malato di cuore. E se anche lo volesse non glielo voglio dare. Oh, Salvatore, io ho fatto come mi avete detto. Sono volato all'albergo. Ah sì, l'ho mandato io per vedere se fosse arrivato qualche forestiero, soltanto per non passare da Fessi. Allora ti vuoi sbrigare, vuoi parlare? Sì, certo. Alla pensione Luna non è arrivato nessuno. Nemmeno all'albergo centrale. Nessuno. Al di fuori di un... come si chiama là? Un certo... Con le tanaglie bisogna tirargli le parole. Al di fuori? Al di fuori del cavaliere Farnè, lo specialista dei cinti erniari. Ah, è arrivato? Sì. Poi chi altro? E quello della Perugina. Ma quelli non contano, quelli vengono sempre. Nessun forestiero? No, nessuno. Solo un certo... Omero Battifiori, un tale arrivato oggi da Roma. Da Roma. Cerrea, madamina. Si dice così, no? Andata bene la camera? Tutto regolare. Il letto cigola, l'acqua calda viene dal rubinetto di quella fredda e suonando il campanello si spegne la luce. Non sarete mica uno di quei clienti che gli va bene niente, no? A me quello mi sembra proprio un moscardino. Ah, non vuol dire. Anche Staraccio in borghese sembra una mezza cartuccia. Poi divisa. Ho visto la locandina. Sì, il teatro c'è, ma domani sera.
Ma un giovanotto che voglia incontrare una bella donna come voi dovrebbe... No, che vi devo dire? Mio marito per incontrarmi è venuto fino a Torino. Qualche cosa di più vicino non ci sarebbe. Ma qui la sera quelli che non hanno moglie come si divertono? Oh, se siete venuto per divertirvi, avete sbagliato paese. Non c'è neanche un casinò? No. Un locale notturno? Un Luna Park? No. Un biliardo? Ah sì, un biliardo c'è. Avete visto? Sembrava che non ci fosse niente, invece c'è perfino il biliardo. E dove sta? È al Circolo Unione, proprio qui vicino, sulla piazza. Ah. Ma non so se vi fanno entrare. A me? Voi non sapete chi sono io. Ciarene? Ma gliene frega assai a quello del biliardo. È una scusa per andare al Circolo dell'Unione. Signori, non ci sono più dubbi. Si tratta proprio di lui. Ecco, ecco che cosa ho trovato nella sua camera. Un elenco di nomi. Una lista nera che si è portata da Roma. E purtroppo ci siamo tutti. Anch'io? Se per questo voi siete il primo. Aurelio Bittetto, direttore scuola. Salvatore Acquamano, Podestà. Carmine Passante... Segretario politico. Giulio Cariddi, direttore ospedale. Nicola De Bellis, consultore strade e giardini. Ma io che c'entro? Perché non fai parte del consiglio pure tu? Sì, ma io non dispongo di nessuna cassa. Cosa vorresti insinuare? Niente, solo che io non mi sono mai occupato di bonifiche. E io non ho mai fatto certi traffici coi fiori. Ben detto. Ah, sì? È la faccenda dei libri di testo, è quella delle medicine. Maledetto vizio di noi italiani, sempre parlare, parlare. Ringrazia tua moglie. Mia moglie? Cosa vorresti insinuare? Lasciamo perdere, è meglio che non mi fate parlare. No, invece adesso parliamo. Parliamo della non mai costruita nuova ala dell'ospedale. Allora se la mettiamo così, parliamo pure dell'aeroporto. Non ricominciamo con l'aeroporto, eh. Allora ma signori, vi pare bello? Tra di noi? Lasciate che queste cose le faccia il popolo ignorante. Come si dice? Voce di popolo, voce di Dio. Ecco, Don Nicò, voi mi state dando sui nervi. Ma io credevo... E credevate male. Dopotutto noi siamo dei galantuomini, no? Quello che dicevo anch'io. Appunto, di cosa ci dobbiamo preoccupare? Ma di niente, ma proprio di niente. Passa il Negus col vestito nuovo. Deve essere il taglio di stoffe che ha vinto alla Riffa. Sicché lei è di Roma. Chi io? Oh, scusate, siccome sono abituato col voi. Sì, di Roma. Baro, il signore è di Roma. Caput mundi, ci fanno certi coccioloni. E te pareva? Io ci sono stato un mese, nel 18, tornando dalla guerra. Da allora Roma è molto cambiata. Lo so. Adesso c'è via dell'Impero, il Foro Mussolini. Già. C'è Palazzo Venezia. Beh, quello c'era pure prima. Sì, però era sfitto. Eh già. Carina. Passa il Papa con la moglie. Il Papa? Sì, qui abbiamo tutti il soprannome. Ah, per questo pure a Roma. C'è un professore che beve sempre. Noi lo chiamiamo Litro e Moschetta. Certo, lei è fortunato. Perché? Come perché? Vive a Roma. Lì si respira un'altra aria, aria nuova, aria eroica. Ogni tanto può anche andare a sentire parlare il Duce. Come ogni tanto? Sempre, tutte le volte che parla. Poco effetto. 9 punti. E 2 di prima, 11. Caro professore. Buonasera. Gradisci il caffè? Grazie, molto gentile. Angelì, il caffè al professore. Va bene, Barò. Sì. S'accomodi. Tutte le volte? Sì. Beh, certo. Lei riceve la cartolina rossa e allora deve per forza... No, anche senza cartolina, che c'entra? Io ci vado di mia spontanea volontà, così come ci andreste tutti voi se viveste a Roma. La settimana scorsa l'avete sentito per radio il discorso che ha fatto al suo ritorno dalla Germania. Beh, io stavo lì a Piazza Venezia. E vi assicuro che quando ha detto l'obiettivo dell'asse Roma-Berlino
è uno solo. Pace tra i popoli degni di questo nome. Beh, che vedo di? Io ho sentito un brivido nella schiena. Pure io. Scusi, lei che è di Roma? Dite. Che distanza c'è tra via Reno e piazza Venezia? Beh, non so, 200 o 300 metri. E dice, c'eravamo andati vicini, eh? Perché? No, niente. Sul giornale dice che è caduto un balcone via Renula. Arrivano i forchettoni. Quale onore. A che dobbiamo? Beh, si passava e allora ho detto, andiamo a trovare i nostri intellettuali, visto che loro non si degnano. E voi? Cosa fate qua? Beh, ero entrato. Così. Non sapete che confinati politici è proibito entrare nei pubblici locali, eh? Infatti, professore, questo è il regolamento. Sì, ma... Ma che cosa? Avanti, andate via! No, aspetti, professore. Scusi. Prego. Io mi permetto di farle osservare che questo non è un pubblico locale, ma è un circolo privato. Un covo di smidollati antifascisti, vorrete dire. E vi assicuro che sarebbe già chiuso da un pezzo se fosse dipeso da me. Sono le 7 passate e voi al tramonto avreste già dovuto essere a casa. Ma come mai tutto questo zelo stasera, così all'improvviso? Lasci stare, è per causa mia. No, 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 aspetti. Fino a ieri sera nessuno aveva da ridire che lei passasse di qua a prendere un caffè. Anche l'indulgenza ha i suoi limiti. Ed è nostro preciso dovere difendere la nazione da chi, con la scusa del caffè, complotta contro di essa. Dico bene, camerate? Domando a voi. Ah, veramente? Il professore è entrato un minuto fa. Non solo non ha complottato, ma non ha proprio aperto bocca. Oh. Vabbè, quando è così, se lo dite voi. Il segretario intende dire che a voi bisogna credere, dal momento che siete un testimone oculare e forestiero, per di più. Permettete? Omero Battifiori. Salvatore Acquamano. Grazie, buonasera a tutti. Buonasera, professore. Buonasera. Poco fa, quando vi ho detto... Beh, io non sapevo. Ognuno ha le sue idee e perciò vi saluto romanamente. Se vedemo... Ma che facciamo? Le pulizie di Pasqua. Forse hanno saputo che arrivi il Duce. Sì, figuriamoci se il Duce viene qua. E perché? Il mese scorso me ne è andato a Ragusa, a Sciacca, a Porto Empedocle. Meglio vivere con le corna di Don Nicolo che con la miseria di tutti noi altri. Ma te ne vuoi andare, sacco di larva? Buonasera. Corri al municipio e trova quel plastico delle case popolari. Popolari, sì signore, ma quale plastico? Ma quello che preparai 3 anni fa per l'arrivo del prefetto. Mettilo subito sul mio scrittoio, vai, vai presto. Vabbè. Tieni, la storia non ha rispetto dei popoli imbelli. Questo non l'avevo mai sentito. Beh, sai, ne dici quasi uno al giorno, dico, è un po' difficile... Ma dove andate? Ma questa è una strada di passaggio! Mettetelo in un altro posto, via! Preferisco un paese con meno opere d'arte e più bandiere strappate al nemico, eh? Questa frase. Sarà bene. Ma dove lo trovo un muro così lungo? Bisogna coprirlo immediatamente. E perché? Ma c'è stata una circolare proprio per quel manifesto. Dico, abbinare la lana di coniglio agli italiani, eh? Ma che scherziamo? Poi, ma da poco? Vabbè, acqua, va, dammi. Filomè, siamo venuti a prendere Tommasì. Perché? Che ha fatto?
Niente, niente, il solito arresto precauzionale. Ah, meno male, mi avete fatto pigliare una paura. Ma se mancano ancora 3 giorni al 28 ottobre? Questi sono gli ordini. Sbrigati, va, che fa pure freddo. Mannaggia la morte schifosa, e poi dice che uno non ha da pigliano fucile. Ma ti vuoi stare zitto? Proprio per di ste cose ti sei fatta la nominata di sovversiva. Vestita, fa presto. Volete un bicchiere di vino? No, grazie, sono in servizio. Se vogliamo uscire, da dove passiamo? E fate il giro della campagna. 3 chilometri, oh! Questi sono gli ordini del podestà. Quelli non sono vicoli, sono vergogne, così ha detto. E ma se ne ricorda? Si seppellisce buonanotte, ma guarda che cacchio di sistema. Non vi preoccupate, acquistiamo solo un giorno o due. Tieni, San Nicola ti protegge, pregalo. Ma grazie cavogliere, San Nicola già sa. E se non me lo fai il segno che sta pulista che là da parte. Vedi, ma sì. Paglialo. Io lo so perché tra 2 mesi mi scade il mandato e a Roma vogliono sapere se vi debbono rieleggere o no. Ma allora l'ispettore è venuto per te. E per chi se no? Sono io il segretario politico, sai. Ma come? Pure il medaglione di papà. Beh già, ti sei scordata che abbiamo dato tutto l'oro alla patria? Ma questo vuol farmi andare al confino, vuol farmi andare? Esagerato. Sì, esagerato. Adesso ti mandano al confino per 4 fiori che hai preso dal giardino del comune. Ma come 4 fiori? Io faccio corona da morto per tutta la provincia. A quest'ora tu dovevi essere il podestà, altro che corone da morto. Ma già, tu sei quello che sei. E si capisce, sono un cretino, un rammollito, che più? Un vizioso, ecco quello che sei. I soldi che gli passo io non gli bastano. Li deve andare a prendere alla cassa scolastica per mantenere le donnacce. E adesso ti sta bene. E se ti cacciano, io sono contenta. A me non mi caccia nessuno, stai tranquilla. E se viene fuori la questione dell'aeroporto? Beh, io che c'entro? Fu la commissione aeronautica a scegliere proprio le mie terre. E grazie che scelsero le sue. Sarà comprato tutta la commissione. Stai a vedere che per gli imbrogli del podestà ci vai di mezzo tu. Sì, ma i fondi per le case rurali, E per l'incremento del bestiame? Come credi che ce la siamo fatta la macchina? Sei andato perfino a piedi a Roma per parlare col Duce. Non ti ha ricevuto e ti sono venuto pure i piedi piatti. Rosa, lo sai che dice il paese? Che mi ci hai mandato tu a Roma per rimanere solo con Don Carmine. Io me ne frego di quello che dice il paese. Io non devo rendere conto a nessuno. Ma a me sì. Oh, mannaggia, un giorno nostro. Aia. Che c'è? Oh, mi fa male il dente. Uno di questi giorni dovrò andare dal dentista. Oh. Buonanotte. Buonanotte. Tieni, ti ho fatto un mattone caldo per i piedi. Bevi che ti fa bene. Va a finire che andiamo tutti e 3 in mezzo a una strada. Ma di che ti possono accusare? Tu non sei segnato in quella lista. Lo so. Tu non ti sei mai approfittato di niente. Lo so. Per 2 centesimi, corri e fai fatica dalla mattina alla sera. Lo so. Ma si può sapere di che tieni paura? Sorella mia, quando arriva gente così importante bisogna avere paura lo stesso, tutti quanti. Ragazzi, è il padrello che sono più grandi di te, non ti posso toccare. Che schifezza, che schifezza, tutto pieno di monte. Di Gennaro. Presente. Ah, il tuo tema è il migliore. Facciamo così, tanto lui non vi conosce. Se dovesse leggere un nome a caso sul registro, qualsiasi nome chiama, tu ti alzi e leggi il tuo compito. Allora se chiama un altro mi devo alzare io? Sì. E se chiama me? Rispondi lo stesso, tonto. Ogni uomo previdente e saggio deve preoccuparsi del suo avvenire. All'avvenire degli italiani pensa il nostro duce. Sì, d'accordo, ma come si dice, aiutati che il duce ti aiuta. Il nostro slogan è, meglio un'assicurazione senza incidenti che un incidente senza assicurazione. Ah, sì, conosco. È una frase di Mussolini, è vero? No, di Beppe Taglioli, un nostro agente pubblicitario. Avanti. Bene, signorina, vi ho fatto chiamare per presentarvi il signore Omero Battifiori. Dell'Istituto d'Assicurazione di Roma. Lieto di conoscervi, signorina. Le assicurazioni sono il pane del domani. Anche questa è di quel Beppe Taioli, vero? No, è di Mussolini questo. Ah, ecco, proprio appunto. L'affido a voi. E spiegate ai nostri ragazzi tutti i vantaggi che offre... La polizza del Balilla. Ecco, appunto.
Vi affido in buone mani. Direi ottime. Se avessi avuto una maestra così, starei ancora alle elementari. Prego, riverisco. Pronto. E allora? Ha detto di essere un assicuratore. Certo, una scusa la doveva trovare, in incognito, eh? Fatevi dire già. Quando riparte. Non l'ha detto. Beh, appena finito la sua visita, richiamateci, eh? Signori, le cose si mettono bene. Dobbiamo stare tutti al suo gioco e fingere di credere che è un assicuratore, eh? Abbiamo un vantaggio su di lui. Noi sappiamo chi è in realtà e lui non sa che noi sappiamo. 1-0. Proprio così. E quanto è vero che mi chiamo Salvatore Acquamano, per Natale mando, anzi, mandiamo una damigiana di olio a quel mio parente della prefettura di Taranto. Forse dovete chiamare qualcuno? Non so. Chi devo chiamare? Uno qualunque. In fondo sono tutti bravi. Coletti Andrea. Siedi tu. Ha chiamato Coletti. Sentiamo, Coletti, come hai svolto il tema che vi ho assegnato stamattina? Tema, cosa vorresti dire al nostro amato Duce? Svolgimento. Io vorrei dirgli, Duce, se la sera mia madre non prega per voi, io mi sento orfano. Bravo, eh? Se seguita così farà molta strada. Eh sì, devo confessare. Questi ragazzi mi danno molte soddisfazioni. Sentiamone un altro. Petruzzelli Giovanni. Tema, cosa vorresti dire al nostro amato Duce? Svolgimento. Io vorrei dirgli. Duce, se la sera uno, mia madre due, non prega tre. Per voi, io mi sento l'orfano. Tema, cosa vorresti dire al nostro amato Duce? Svolgimento. Io vorrei dirgli. Ha visto che bravi soldatini? Certo, sono avvantaggiati, eh? A quell'età si impara tutto più presto. Beh, carino non direi, eh. Ecco. Eh sì, forse era più carino con la maschera. Permetti. Alto là! Ah. Un soldato non si deve far mai togliere il fucile. Bravo, ma adesso dammelo un momento. Il fucile non si poggia, ma si tira. Complimenti. Tu sei un vero balilla. Ma dovresti anche sapere che il fucile deve essere sempre pulito. Svegliarsi, giovanotto, eh? Svegliarsi. Signor sì. Quelli della quinta sono più bravi, però stamattina non ci sono. Ma così non impareranno mai. È sbagliata l'oscillazione. Vedete? Questa è la presa. Voi naturalmente sarete bravissimo. M'arrangio. Editoriali di Roma.
Roma al telefono. Ha chiamato Roma? Oh, madonna mia! Grazie tante, signora. Prego. Pronto? Signora Battifiori, sono il questor di Beri. Le comunichiamo che abbiamo arrestato suo figlio per aver ucciso uno che non si voleva assicurare sulla vita. Ah, ma so io vero, ma che non mi hai riconosciuto? Eh no, e ogni volta mi cambi voce. E tu quando senti una voce che non è la mia vuol dire che so io. Sì, sì, torno presto. Ho avuto una decina di nomi buoni qui dal facchino dell'albergo e se entro due giorni non l'assicuro tutti non mi chiamo più Omero Battifiori. Torno dopodomani che è 27, così faccio pure a tempo a pigliare lo stipendio. Ah, ma tirami la camicia nera che il 28 vado a sentire il duce. Te porto pure a te, sei contenta? Vecchia? Ma se c'hai 23 anni? Vabbè, allora le venga a piglia dopo e te porta a mangiare fuori, alla cisterna, come due fidanzatini. Scusatemi. Prego. Salutami la contessa di Lavarone. Tanti saluti da Omero, Adelina. Ah, sì, grazie, grazie. Sei matto, figlio mio, sei proprio matto. Lo diceva sempre la buonanima di tuo padre. A Glodì, noi c'avevamo un figlio matto. Eh? E sia matto, mi ha mandato un bacetto. No, no, signorino, raddoppio. Ciao, ma. E non te ne andare tutte le sere fuori a ballare con gli uomini. Ciao. Signore, inutile sta che ci siate. Quel signore di Roma. Falli uscire da questa porta, su, via. Ma scusatemi, il fitto l'abbiamo sempre pagato, sì o no? Sì, ma adesso vi trovate un'altra casa, via, via. Ma come ce la troviamo? Stiamo pure senza lavoro. E allora andate volontari in Spagna, ci sono 2.000 lire di ingaggio. E perché i miei figli dovrebbero andare a fare la guerra? Andateci voi in Spagna, sono tornato adesso all'Africa. Insomma, quella è casa mia, adesso serve a me. Saverio, falli uscire, via. Ma uscite, uscite da questa casa. E non fate chiasso, ma che modi sono questi? Cioè... C'è gente? No, no, accomodatevi. Grazie infinito. Qui, vedete? Come se non si sapesse. Gli serve per affittare alla padrona del casino che gli dà il triplo di noi. Una di queste sere, parola mia, quello non torna a casa. Sì, zitti, per favore di Dio, fatelo per me, zitti. Vabbè. Le mie domande vi sembreranno un po' indiscrete, ma quando si presenta una proposta di polizza, l'istituto vuol sapere tutto sull'assicurato. Come si suol dire, vita, morte e miracoli. Ammazza. Un po' di polvere. Sì. Già. Dunque, vediamo un po', eh? Incendio e furto. Qual è la vostra rendita annua, signor Podestà? Ma veramente, lo sapete, noi Podestà non abbiamo stipendio. Sì, sì, lo so, però voi avete una, dunque, una proprietà di 200 ettari. Sì, beh, ma detto così, 200 ettari sembra... Chissà che cosa, poi in fondo è una terra arida, povera. Non siate modesto, voi siete un uomo ricco, lasciatemelo dire. Beh, quel poco che ho me lo sono guadagnato, eh. Col sudore della fronte. Fa caldo, sì. Sì. Che tipo di macchina possedete? Un'automobilina piccola. A pedali? No, a pedali. Un'auto, una lancetta. Apriluccia. Metta apriluccia. Oh, titolo di studio? Ah, beh, a 16 anni, quando è morto mio padre, io ho dovuto smettere. Allora, licenza ginnasiale, mettiamo qui. No, licenza elementare. Ah, beh, certo, peccato che avete dovuto interrompere, eh? Elementare. E titoli onorifici? No, nessuno. Ma in paese mi chiamano tutti... Ah sì, forchettone. Scusate, l'hanno detto al circolo, ho sentito senza volere. Ah beh, sì, quelli del circolo scherzosamente, ma gli altri mi chiamano cavaliere. Scherzosamente? No, sul serio. Ah, abusate di alcolici. Ah, no, no, io non bevo, non fumo, io sono come lui. Bacco, tabacco e... Sì, però lui... Ah, beh, sì, quello pure io. E perché io no? Questo viziaccio di noi italiani. A proposito, figli? Sì, due, una femmina e un maschio. Ah. La femmina è maestra, vero? Maestra. Come si chiama? Elvira. Quanti anni ha? 25. È fidanzata? No,
Il maschio si chiama Vittorio. No, il maschio non interessa. Vi leggo il questionario, dottor Gariddi. Vediamo un po'. Dunque, voi avete fatto... No, no, io non ho fatto niente. Ma cosa avete capito? Dottore, questo non è mica un interrogatorio, sa. No, domandavo, avete fatto il servizio militare? Ah, no, insufficienza toracica. Sì, mi vedo un po' agitato. Godete di pensione di guerra? Sì. E come mai? Siete stato riformato e ci avete la pensione di guerra? E che? Ho detto sì. Eh già. Non avevo capito bene la domanda. Ah, ecco, mi pare matto. Scusate, professore, il numero 7 tiene un forte mal di capo. Posso dargli un cachet? Cos'è questo cachet? Sono quei dischetti bianchi a forma di cappellino. Avete visto mai per strada quello che fa la reclame? Già, ma si chiama Cialdino. È giusto. Dategli un italianissimo Cialdino. Va bene. Gli farà bene lo stesso. Certo. E diamogli il Cialdino. Ecco, una firmetta qui e tutto è a posto. State guardando le mie referenze. Questi sono i miei cimeli. E quella è la mia squadra d'azione. Ci chiamavano gli Alalà. Ah, grazie. E quello sono io. Vedo, vedo. Qui siamo sempre noi, gli Alalà, in partenza per una spedizione punitiva. State molto bene. E questi chi sono? Contadini in sciopero davanti alla Camera del Lavoro. Ah, scioperanti. E questa qui che cos'è? La Camera del Lavoro. Mezz'ora dopo. Un bel lavoro, eh? Per ristabilire l'ordine ci vuole la maniera forte. E beh, già. E sì. Ah, e questa è la bicchierata della vittoria. Ma quello è Don Salvatore, anche lui faceva parte della squadra. No, 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 lui ci forniva i camion per disperdere gli scioperanti. Ah, ecco. Sì che poi erano tutti contadini suoi. Ah, e questo? Lo riconoscete? È De Vincenzi. E perché sta... Allora non si scherzava. Non volle gridare viva il duce. E così gli feci fare 3 volte il giro della piazza in mutande. Poi lo gridò? No. Comandante, ci sono altre 10 domande di volontari per la Spagna. Vai. Questi giovanotti sono proprio delle teste calde. Vorrebbero partire tutti, tutti. Ad arretta loro resterebbero in paese donne vecchie e bambini. E quelli del circolo. Beh, naturalmente. Voi sarete certamente il primo. No. Proprio il primo? No. Anzi, credo, permettete. Prego. Credo che il mio nome non ci sia ancora. No, non c'è. Che vi dicevo? Non c'è. Salvagnini! Salvagnini! Vieni qua, testa di legno! 20 volte, glielo ho detto quell'animale di scrivere il mio nome. Prego. Salve, barone. Posso? Prego. Grazie. S'accomodi. Molto gentile. Forse è venuto a proporci un'iscrizione collettiva al suo partito. Visto che è un gerarca, si potrebbe usare anche un po' di prudenza. Caro ingegnere, abbiamo tanta di prudenza che la possiamo esportare in tutto il mondo. Davide, io non me la sento di passare altri guai, così, solo per il gusto di fare il Don Chisciotte. Magari ci fosse qualche Don Chisciotte di più e qualche Don Abbondio di meno. Sono venuto a disturbarvi qui perché mi hanno detto che la mattina voi vi alzate tardi. L'hanno informata male perché io la mattina non mi alzo proprio. Ah, ecco. Dica. Ho saputo che l'anno scorso la grandine vi ha dimezzato il raccolto. Sì, questo è vero. Ecco, ora naturalmente la cosa si potrebbe ripetere. No. Perché se si ripete vuol dire che il Padre Eterno ce l'ha proprio con me. È già, è vero. Io penso che lei farebbe molti più affari qui se invece della grandine assicurasse i cittadini contro i furti. Perché? Qui ci sono molti ladri? Beh, non più che altrove. Ma i ladri di qui sono molto più furbi. Pensi che nessuno di loro è stato mai arrestato. Passa 7 culi. Chi è il pacchino dell'albergo? No, non è un soprannome. È uno che si chiama proprio 7 culi. E allora come soprannome chiamatelo Mario Rossi. Siete voi che come indigena dovreste farmi da guida, farmi vedere le bellezze del luogo.
Le bellezze? Certo. Qui la cosa più bella è il lavatoio pubblico. Eh no. Invece mi hanno parlato di opere importanti come le bonifiche, l'aeroporto. Usciamo insieme domani. Stavo dicendo alla signorina che mi piacerebbe visitare l'aeroporto. Ne ho sentito parlare. Da chi? Beh, dal dottor De Vincenzi, da quelli del circolo. Ah, qualunque cosa vi dicano quei disfattisti non è vero. Veramente me ne hanno parlato molto bene. Anzi, sono rimasto meravigliato che proprio loro riconoscessero l'importanza delle opere del regime. Ah, sì? Sì, sì. Strano. Beh, veramente non c'è niente di speciale da vedere, ma se proprio vi interessa, vi posso accompagnare io a fare un giro. No, no, grazie. Credevo vi interessasse. Sì, sì, mi interessa. Ma siccome si era già offerta la signorina, non vorrei che si offendesse. Non mi manderete mica in gita con papà, eh? Figuriamoci se la maestrina non se lo accaparrava subito. Oh, scusa, credevo che fossi solo. Dal nostro palco. Ma piano. Dal nostro palco non si vede niente, state comodo. Prego. Lo vedi come fanno gli altri? E tu cosa aspetti? Che ti vengano a chiamare? E va bene, vado, vado. Eh già? E poi mi lasci qua solo come una scema? Vuol visitare l'aeroporto. Oh, mi dispiace. E anche le bonifiche. No! Ho accoppato gli abissini e me ne vanto. 40 anni ho pazientato e me ne pento. Mi dispiace solo che me ne ricche più non c'è. Ci ho trovato come... Hanno invaso perché c'ho l'anello al naso, ho l'ombrella d'arma collo, chiedi scalzi e svegli al collo. L'Inghilterra che non vuole farti avere un posto al sole, per frenare la tua ambizione ti fa mettere le sanzioni. Se a Ginevra vuoi tornare ti dovrai così piegare. Io mi spezzo e non mi piego di Ginevra, me ne frego, e creando l'autarchia faccio tutto a casa mia. Io per far le corazzate toglierò le cancellate, non ti porgo la mia mano ma un saluto un po' romano, ugualmente te lo faccio, tieni becca l'avambraccio. Ok! Thank you.
Scusate, la colpa è di queste strade. No, cosa volete? Una buchetta grande così, figuriamoci. Una buchetta? È una frana. Ecco, questa è una casa colonica. Sì, sì. Questa è un'altra casa colonica. Ah. Laggiù c'è il magazzino attrezzi. Lì c'è la stalla, eh? Poi c'è il pollaio, il porcile. E qui ci sono 30 capi di bestiame. Sono tutte mucche da latte, eh? Sono... No, no, di là. Tutte mucche da latte. Ah, sì, sì, latte. Bello, belle mucche. Vogliamo andare? Di qua. Ma che è successo? Mo... Permettete? Per carità, ci mancherebbe. Mi dispiace, questo contrattempo. A me no, anzi. Eccoli, eccoli. Ah, è una sciocchezza, è il carburatore. Prego, prego, fate senza fretta. Via. Tutto a posto. Ecco, questa è la casa colonica. Bella. Là ci sono le stalle, c'è il porcile e anche qui ci sono 30 capi di bestiame. Tutte mucche da latte poi, eh? Vedo, vedo. Ecco. Vi piace? Moltissimo. Sì, sì. Guarda, devo dire che... Già vogliamo proseguire, sì, così sì, andiamo a vedere anche le altre case. Prego. Prima le donne e i podestà. Grazie. Ma è possibile, ogni 100 metri si ferma. Non capisco. Che ci posso fare? Quello è il motore. Ah, beh, adesso lo spinterogeno. Scusate, ma è una macchina un po' vecchia. Ma non avete capito che si tratta di un trucco? È un mio trucco per restare solo con voi. Anche qui 30 capi di bestiame, tutte mucche da latte. È strano, anche qui c'è una mucca con un corno più corto dell'altro. Ah, capita spesso alle volte che un corno è un po' più corto dell'altro. È vero, Elvira, eh? Ma non so. Sì, sì, è proprio così, eh? Guardate. Andiamo, Saverio. Perché ti sei fermato? La visita alle case coloniche è finita. Lo so, ma è finita pure la benzina. Fortuna che è uno di quelli piccoli, eh? Scusate, ma questi bastardi... Papà, papà, hai visto come è volato in alto? Ho visto, ho visto. Il figliolo? Sì. Ha un bel fratellino, no? Beh, più che altro è lui che c'ha una bella sorellina. Oh, scusa, Sabè. A terra qui? Beh, speriamo di no. Perché? No, perché vorrebbe dire che ha un guasto al motore. Ah, allora... certo. Però a terra proprio qui, eh? Proprio adesso. Vogliamo continuare il nostro giro? Sì, sì. Un momento, guardiamo l'atterraggio. Ah, volete vedere l'atterraggio? Ecco. È un biplano Caproncino CA100. Siete un'intenditrice. A me era sembrato solo un aeroplano. Che c'è? Ecco, certa gente, invece degli aerei, io gli affiderei dei carretti, mi pare. Direi gli idrovolanti. Criminali! Ma questa non è una pista, è una palude! Non me l'ero mai vista!
Ecco, sono degli inesperti e se la prendono con gli aeroporti. Questo è stato costruito proprio e progettato a regola d'arte, sapete. Questo qui? Sì. Peggio delle sabbie mobili! Avete visto? Anche i bambini possono atterrare. Sì, papà, però al posto delle ruote ci abbiamo dovuto mettere sugheri. Così impari? Che devo imparare? Ma tutto! Non sa niente questo somaro! E non piangere! Andiamo. E questo è Alberobello? Beh, non è mica tanto lontano. 18 chilometri. E 18 a tornare è una bella passeggiata. Da quando ero negli avanguardisti ciclisti che non andavo più in bicicletta. Ah. Che uomo meraviglioso. L'ho visto l'anno scorso a Bari, quando venne a inaugurare la Fiera del Levante. Arrivò pilotando il suo trimotore. Vedete, io penso che nessuna donna gli resisterebbe. Neanche voi? Beh, non mi giudicate male. Per me, più che un uomo, lui è un simbolo. Eh già, sarebbe un po' come andare a letto con la patria. Questi trulli sono costruiti pietra su pietra perché i signori marchesi di Grottalunga proibirono nel 1500 di usare la calce. Di modo che se qualche contadino non pagava le tasse che erano forti, loro gli potevano buttare giù la casa con una fune tirata da due buoi. Con due buoi? Sapete, a quelli che non pagavano le tasse. Ah, ecco, capito. Detto il guercio delle Puglie. Dura perché molto? Teneva un occhio solo. Finché ogni non gli danno dei soldi. Allora glieli do subito. Ecco una lira. Grazie, bravo, eh. Che stavamo dicendo? Beh, che mia moglie dovrà amare la patria in divisa e non in camicia da notte. Che c'entra? Si dice così, ma... Elvira. Che se tu lo so, che costruite pietre su pietre, perché il signore marchese Grottalunga proibì di usare la calce, in modo che se qualche contadino non pagava... No, io pago subito, tieni. Tieni, bello. Grazie, eh. Però hai capito che sistemi sti signori marchesi di Grottalunga? Eh? Gli buttavano giù la casa, peggio dei briganti. Ma se ero io un trullarolo, gli davo fuoco ai signori marchesi, mica no? Dico bene? Sì, sì, certo. Signori, ma voi non siete figliardo a Nunzia? Sì, ma Carmela è stata a servizio a casa nostra per tanti anni. L'ho tenuta in braccio. Beata voi che ci siete riuscita, signora. Come vi siete fatta bella. È vero. Crescite sana e vecchia. Accomodatevi. No, grazie, Carmela. A meno che non vogliate visitare un trullo. E visitiamolo, almeno si evitano i ragazzini. Grazie. Accomodatevi. Permesso. State a casa vostra. Molto gentile. Accomodatevi. Grazie. Bello qui. È lo sposo vostro? No, Carmè, che dici? Avete visto, ci è rimasta male. Le potevate dire di sì. È forastiero? Sì, signora. Sì, il signore viene da Roma. Ah, oh, bella Roma. Ciao, papa. È Musolino, che lubriganda. Ma che dite, signora? Io me lo ricordo. Ha acceso tanta gente. No, fa confusione con il brigante Musolino. Capirai, roba da fucilazione. Vi sbagliate, signora. Quello che sta a Roma è Mussolini. È una brava persona. Sarà una brava persona, ma ci sono tanta gente. Dai. Aspettate un momento, va a Capigliano Gualluccio. Ecco, sì, andate, andate. Così l'ho portata alla signora marchese, vostra madre. Ah, non sapevo che vostra madre fosse marchesa. Come no? Dei marchesi di Grottalunga. Una volta sto paese era tutta roba loro. Con permesso. Prego, prego. Elvira, mi dovete perdonare per poco fa. Io non sapevo. E di che? Vogliamo andare? Perché? Visto che anche questo trullo è stato roba vostra. Questi trulli sono costruiti pietra su pietra perché il signor marchese di Grottalunga proibì di usare la calce in modo... Ah, ma sono io! Ma come chi io? Oddio, se ne faccio lo scherzo, questa non ci crede. Allora, Frau Batipiori, qui segreteria fa il maresciallo Gering. Oh, hai visto che mi hai riconosciuto? E no, ma non sono ancora partito, apposta l'ho telefonato. No, no, il lavoro non c'entra. Mamma, che ne diresti se tornassi a Roma con una ragazza? Una ragazza? Madonna, Adelì, hai sentito? Con tutte le ragazze che ci sono a Roma. Ma chi è? La conosci bene? Ce l'ha una posizione? Sta attento, non ti fa incastrare. Dici sempre che vorresti un nipotino. Vabbè che c'è l'autarchia, ma per fartelo devo prima trovare una ragazza, no? Che fa la contessina? Gioca al bridge? No, capa la cicoria. Avanti! Scusate, signor. Sì? C'è Don Nicola che vi vuol parlare. E chi è sto Don Nicola? Un cornuto.
Non ti ho mica chiesto i suoi fatti privati. Ma questo è un fatto pubblico, lo sanno tutti che è cornuto. Va bene, come marito potrà anche avere le sue preoccupazioni, ma come uomo che fa? Tiene le corna. Oh, lo vedi, questo non me l'avevi detto. Ma lo sai che sei una bella malalingua? Dai, vai, fai entrare questo signore. Favorite. Voi certamente avrete sentito parlare di me. Beh, sì, un po'. Io veramente non avrei voluto disturbarvi. Prego. Ma mia moglie ha tanto insistito. Voi non la conoscete. No, ma non vi nascondo una certa curiosità. Sapete cosa dice il paese? Sì, lo so. E che ne pensate? Ma io penso che non bisogna poi dar retta a quello che dicono le male lingue. Male lingue? Questa è la sacrosanta verità. Tutti sanno che Don Salvatore è un inetto, che è un approfittatore. Ah, pure questo dice il paese. Certo. E credete a me, io dico che quando la gente parla, qualche cosa di vero c'è sempre. Beh, se lo dite voi. Vedete, io debbo riconoscere che mia moglie ha sempre ragione. Sapete che cosa dice? Che dice? Che sono un cretino. E ha ragione? Precisamente, cioè ha ragione quando dice che in questo paese il podestà dovrei essere io che ho tutte le carte in regola. Ah. Tanto per dirne una, io sono laureato. L'attuale podestà invece ha fatto solo elementari. Ho dovuto smettere. Lo sapete quanti figli ho io? Quanti? 6. E sapete perché? Posso immaginarlo. Esatto, per ubbidire agli ordini del partito. Avete fatto bene. L'ultimo l'ho chiamato perfino Littorio. Beh, Vittorio è un bel nome, eh? Non Vittorio, Littorio con la lettera L. Ah, bello. Il partito mi ha chiesto l'oro. E io ho dato le fedi. Ah. Mi ha chiesto il rame e ho dato i tegami. Se mi chiedesse la moglie... Non credo che si arriverà alla raccolta delle mogli. Quello che vi dovevo dire ve l'ho detto. Sì, Scusatemi per questo mio sfogo, Ora sto meglio. Questo scusatemi, è importante. Ad ogni modo state tranquillo che io non ne parlo con nessuno. No. Come no? Voi lo dovete dire a tutti. Ma perché? Lasciate stare. Come lasciate stare? Voglio che a Roma si sappia chi è Nicola De Bellis. Ma queste cose prima o poi si vengono a sapere, come l'ho saputo io. Copritevi, prego. Grazie. Arrivederci. Maledetta spia, chissà il veleno che avrà sputato contro di noi, invece di pensare alle corna sue. Che schifezza di paese. Dovremmo essere tutti uniti, solidali. No, signori. Uno va a riferirgli chissà che cosa. E questi altri gli scrivono lettere anonime. Ma io lo sapevo, sai. Io la conosco, questa gentaglia. Per questo ho detto in albergo. Tutte le lettere che arrivano per lui le portate a me. Sì, ed eccole qua. Se ognuno stava al posto suo, quello era già ripartito. Comunque sia, ancora qui. E domani è il 28 ottobre. E se alla donata vengono i soliti quattro gatti come gli altri anni, noi siamo proprio fottuti. Ma come? I fondi della Befana fascista dicevi che non erano arrivati. Invece te li eri fregati tu. E tu dai retta alle lettere anonime? Segretario comunale, ricorda a tutti che domani è il 28 ottobre, annuale della rivoluzione. La ricorrenza dovrà essere celebrata con il solito entusiasmo. Non sono ammesse diserezioni. E di rigore la camicia nera è per chi la tiene la divisa d'erba. Disgraziatamente dovesse piovere e proibito imbrallo. Avete capito? Per chi non ce l'avesse, nel negozio dell'incendiariccio alla piazza stanno in vendita camicie nere, ma solo misure piccerelle. Cinturoni, medaglioni, fette con la Francia anche per le gomme più grosse. Pagare, andate nel negozio di Donna Immacolata, indietro, indietro, se no chiamo i carabinieri, è finito tutto, ho detto, sentite quello scappare, basta, basta, non c'è più niente, ve l'ho detto, prego, se non volete ammazzare. Fosse colpa mia, capirei, ma le femmine, pure quando ero giovanotto, non mi hanno mai guardato, il naso e le orecchie ce l'ho sempre avuto così.
Chi mi sposava? La madre badessa. Ma capisco, capisco. Anch'io sono signorino. Ma la tassa sugli scapoli bisogna pagarla. Ecco chi la pagava, che non tengo manco gli occhi per chiagnere. Adesso si dice qui che mi assequestrano pure il mulo se non paga l'arretrato. Ditecelo voi a Don Salvatore. Ma che gli dico? Quella è la legge. E allora si fotte. Il mulo piuttosto me lo mangio, ma non ce lo do. E così andate in galera, ho pagato, ho pigliato voi. Tassa del cavolo. Don Carmine, Don Nicola dice che la guardia comunale non tiene la divisa. Dio a Don Nicola che se la vada a prendere. Ma tutto io devo pensare, lui che fa, eh? Sarà tornato a raccomandarsi all'ispettore. No, sta a casa, la moglie sta per partire. Donna Rosa sta per partire? Sì. E dove va? A Lecce, per i denti. Oh, già, e chi se ne ricordava? E adesso? Saverio, io ti parlo da uomo a uomo. Tu forse sai che tra me e Donna... Ah, no, io non so niente. Ma sì che lo sai. Tra noi non c'è niente di male. Intendiamoci, solo una certa simpatia. Io non mi impiccio. Ma che c'entra? Si tratta di farmi un piacere. Saverio, tu devi portare a Donna Rosa un biglietto. Un biglietto? Che specie di biglietto? Niente, un biglietto. Uè, ma tu di che ti impicci? Il nastrino di squadrista va attaccato qui sul risvolto, non dove l'ha attaccato tu. Pare che faccia la prima elementare. E va bene, ma l'attacco un'altra volta. È svelta. Da mio che filo faccio io. Ma che vuoi fare? Spicciati piuttosto che perdi il treno. Non parto più, va bene? Non parto più. E il dente? E il dente non mi fa più male. E poi qua con questo ispettore avete perso tutti la testa. Pare che è arrivato il duce, pare. E tu cosa fai l'impalata? Sbrigati, muoviti, hai capito? Visto che una qualche simpatia è nata tra te e lui... Salvatore, domani ti metti il berretto con l'aquilo e il fez con la frangia. Il fez con la frangia? Ma il fez con la frangia da basso. Oh, con tutti i guai che sto passando, tu pensi a quello che mi abbasso che mi alza. Dicevo, questa simpatia, tu la potresti mettere a profitto del tuo bene, del tuo avvenire, no? Mamma, senti se ti piace come chiudo il discorso di papà. La sua parola sarà il faro che guiderà i suoi figli pronti a combattere per il fascismo e per il duce. Brava, figlia mia, sei una scrittrice nata. Sì, sì, bellissimo, ma adesso lascia perdere il mio discorso. Dunque, dicevo, mi sembra un'ottima sistemazione, no? Dove lo trovi un partito così? Qui, poi, io lo dico per te. È per te. Sì, signore, anche per me. Solo per te. Solo non sono suo padre. Domani, questa divisa non me la metto, perché adesso sono un balilla moschettiere. Tu sei un deficiente, rimetterai la divisa che hai. March! E tutti i salmi finiscono in gloria. Intendiamoci, io non ti voglio mica costringere, ma se pure a te lui ti piace... Beh, per piacere mi piace. Se tu l'avessi visto in palestra, alle parallele. Oh, e allora? Solo che un giovanotto, di Roma per di più, va un po' entro certi limiti, si intende? Incoraggiato. Ecco, sì. Perché se si è troppo intransigenti, va a finire che uno poi... rinuncia, e allora... Bravo, che bei consigli che dai a tua figlia. Già, questa basta che vede qualcuno in divisa, magari con qualche medaglia in petto, perde subito la testa. Ah, già. Non ricominciamo con la storia del federale di Brindisi. Mi piaceva e mi ci sono fidanzata. Punto e basta. Già, fidanzata, per 3 giorni. Poi lui si è fatto trasferire a Udine. Se tu lo avessi incoraggiato un po' meno, chi lo sa? Don Salvatore, che c'è? In salotto ci sta Don Carmine che vi vuol parlare. Ah, vabbè. Guarda, ho avuto un'idea. Primo colpo di piccone del duce. Beh, e allora? Domani dobbiamo dare anche qui un primo colpo di piccone, davanti al gerarca. E dove lo diamo? A una casa disabitata. Ah, sai quale ho scelto? Quella che devi dare in affitto alla proprietaria del... Oh, che bella idea. Oh, ti ringrazio della preferenza. Ma come, ci ho messo più di un anno per liberarla dagli inquilini e adesso me la vuoi buttare giù a colpi di piccone? No. Salvatore, un colpo di piccone potrà buttare giù sì e no due mattoni. Il giorno dopo chiami un muratore e te li fai rimettere a posto come prima, eh? A spese del comune? A spese del comune. Vabbè. Mi sacrifico. Fermi, tornate in paese. Ma che vuoi? Io vado, dove passo? Non ci sono ragioni, gli ordini sono precisi. Adunate al generale. E noi teniamo da fare in campagna. Oggi non si lavora, è il 28 ottobre. Non si lavora. Mi meraviglio di te che sei nato contadino come noi. Io ti importa stare alla campagna dello 28 ottobre. Ah, guaglio, io devo seguire gli ordini.
Lasciami stare, che tenga mia sorella malata grave. Ci vai domani da tua sorella. Ma quella da un momento all'altro le può capitare una disgrazia. Se ci vai a disgrazia capita a te. C'è morto, tronco una giangunetta. Cammi, cammi. Lascia perdere, non ti può fare. E che schifezza è questa? Si vede che hanno straportato pure le vacche alla donata. La manifestazione dovrà essere entusiastica, disciplinata e spontanea. Animale, scrivi il gruppo fascista, se no sembra un biglietto da visita. Vabbè. Uffa, papà! Signori, la comando, parlate in barilla, segnate il nome degli indisciplinati! Buio! Saverio! Saverio! Metti un po' di ordine qua giù! Avete sentito? Mettetevi in ordine qua giù! Ho fatto la guerra e sono agricoltore. Devo andare con gli ex combattenti o con i rurali fascisti? Vai dove ti pare, basta che non fai confusione! Saverio, ho 7 figli, con chi devo andare? Con tutti, meglio che con tua moglie. Vola in fondo con quelli del dopolavoro. Saverio, i commercianti fascisti dove devono andare? In galera, dal prima tu. Come sarebbe? In galera. Harry Perdi! Con Madonna, fatelo per me! In galera a te ti manderei. Saverio, io sono un disoccupato, dove mi devo mettere? Niente, i disoccupati non esistono. E allora me ne posso andare? Ma fai come ti pare. Qui al gruppo Azione Nizzarda non c'è proprio nessuno. Che è questa Azione Nizzarda? Ma a te che te ne importa, mettiti qua e fai silenzio. Noi della milizia forestale, dove andiamo? Là, non li vedi? Là. Là. Saverio, noi dove dobbiamo andare? Che caos, che babele, che mal di testa. Volete un cialdino? Che è sto cialdino? Un cascetto. E parlate come si deve, cialdino. Il faro che guiderà i suoi figli, pronti a combattere per il fascismo e per il duce. Salute! Come controlla tutto, non gli sfugge niente. Ma la signorina Elvira non sfila. Adesso sfilerà. Quando ci vuole, Questi sono i reparti motorizzati. Motorizzati? Sì, li hanno prelevati coi camion. €5.000 di premio a Cioccia Pasquale per la nascita del suo 11° figlio. Bravo. Forse se ne faceva di meno gli venivano meglio, eh già, che avete da dirvi tu e quello là? Cose nostre. Tu, dopo il fatto di ieri, è meglio che non parli. Bravo. Se tutti avessero 11 figli, saremmo 200 milioni di italiani. Questo è il penultimo nato, eh? Bravo.
200 milioni. E poi dove ci mettiamo? Appunto, abbiamo fatto la guerra per avere più spazio vitale. È giusto, questo è vero. Eccellenza! Dite al duce che qua gioia vallata. Vive lo russo Giuseppe Fubito Antonio. Certo che glielo dico. Sì. Chissà come gli farà piacere. Grazie. Prego. Ma perché mi ha chiamato eccellenza? Beh, è un'abitudine dei nostri contadini. Ah. Quando vedono uno vestito bene, può essere anche un cretino, lo chiamano eccellenza. Ah, ecco. Voi non partite per una guerra, ma partite per una crociata. Perché quando bruciano un Cristo in Spagna, arde pure quello che sta qui, nella nostra chiesa. Sempre uno è Cristo, come sempre uno è il re e sempre uno è il duce. Camerati, sul duce! Voi! Voi partite col secondo scaglione? Sì. Hai visto? Se ci sposavamo oggi, si aspettava il premio di nuzialità. Lo so, ma non facevamo più in tempo. Vuol dire che ci sposeremo il mese che entra. Ma io poi non capisco. Dopo tanto tempo ti sei deciso così, tutta assieme. L'amore. Naccia chi lo porca che di io. Posso dire una cosa? Già la so, ma dilla lo stesso. Non credevo che avresti sposato uno che guadagna 500 lire al mese. Questo volevi dire? Perché? Che ti credevi? Oh, niente, niente, visto che non ti fidi neppure di me.
Ma come non mi fido di te? T'ho detto tutto. Proprio tutto? Beh, no. Se faccio gli straordinari arriva a 700, anche 750. E va bene. Vuol dire che ce le faremo bastare. Ah. E poi papà ci può dare un aiuto. No, meglio di no. Perché? Io ti voglio bene. Ti sposo anche se papà... Anche se mio padre? Avanti, che c'è con papà? Elvira, da quando io sono qui, di cosette sul conto di papà ne sono venute fuori parecchie. Perché dici così? Chissà che t'hanno detto. Sono tutti invidiosi, ecco perché. Povero papà, è stato sfortunato, è sempre vissuto qui in provincia. Quelli come lui a Roma, lo sai dove stanno? La Regina Celi. La Regina Celi? E che cos'è? Niente, è un nuovo ministero. State buono, tu ma sì, e mi raccomando, salutate ma con mano, eh? Arrivederci. State buono. E tu la prossima volta che torni, mi raccomando, non vedi, fatti il diavolo a quattro. Mi date pure un pugno. Lo so. Anzi, scusatemi pure con gli altri. A me il vino non mi piace. Oh. Ma se io non bevo, chi me lo dà il coraggio di dire tutto quello che penso? Ah. Salve, dottore. E cosa fa lei qua? Guarda il panorama? È molto bello, eh? Io direi molto scomodo. E quelli che ci abitano dicono anche di peggio. Dicevo molto bello così, da un punto di vista scenografico. Ah, sì, sì, da quassù. Ma da vicino, le assicuro, è tutta un'altra cosa. Dottor, ormai io sono arrivato e voi lo sapete meglio di me. Invece oggi, visto che fai tanto insaputo, stai meglio di ieri. Ieri meglio dell'altro ieri. Incominciate a dire bugie anche voi. Stai zitto, va. Ecco fatto. Attento te, eh. Indovina qua per qua, dove sta, o qui o qua? Bravo, già che hai indovinato te do pure questo. No, vieni. No, gli date retta. A che cosa gli dovrei dire? No, non lascia da sentire. Ma che vi costa, fatelo per queste creature. Ho detto no, mannaggia, santa pezza, mannaggia. A cosa vedevi tutti quanti morti di fame? Su, stai calmo, una notte che ti fa male, su, metti giù, stai calmo, calmo. Ma di che si tratta? Mi vorrete far capire, sì o no? Mio suocero non si è mai voluto iscrivere, ma mo ci ha detto Don Carmine che se lui adesso si decide a mettere la camicia nera, a noi ci danno il sussidio. E a Don Carmine che me lo venisse a dire a me, e poi vedi che cosa gli faccio in punta di morte. Lo vedete? Diteglielo voi, a voi vi sente. Convincetelo. Venite. Ma signora, io sono un estraneo che ci... Il signore è di Roma. Sì, sì. E chi se ne strafotte? E c'è ragione, eh? Voi lo vedete il duce? Sì, sì. Gli potete dire una parola per conto mio? Dite pure. Che se la vada a pigliare. Non so se potrò, eh. Scusate. Menotti. Forse è meglio così. Mettitela la camicia. Tanto è l'intenzione che conta, no? Dottor, voi me lo dite perché io sono un pezzente. Ma voi ve la mettereste?
Lucertolo, parlo tu quasi istruito. Eccellenza, noi siamo molto onorati della vostra visita. Io so che il duce ha fatto tanto bene in tutta l'Italia e anche fuori. Proprio così, eccellenza. Avete fatto casa e strada all'abissinese, fatecelo pure a noi. E faccelo a dire al duce. Grazie, grazie, eccellenza. Ma di che? Io lo farei molto volentieri, ma non posso, magari. Diteci pure che sono la grotta con sei figli alla mula, venite a vedere. Venite a vedere la mia, cinque figli, più la mula, più la vacca in casa. Poi autunno e la mattina, per fortuna, andiamo a raccogliere l'oliva della signora. Ma la vernata è dura. Lo so, signora. Bevete quell'uovo, l'ho levato mo' dallo culo della gallina. 2000, eccellenza, 2000 a capo di ciuccio. Grazie. Non schifate, il bicchiere è pulito, bevete. Non voglio niente, grazie. Perché? Grazie. Ci fa piacere se accettate. Figlio mio, potrà essere benedetto per lo bene che ci farai. Ma guardate che io purtroppo non vi posso fare niente. Magari potessi aiutarvi, molto volentieri. Niente, no signore, come a buio. Io farei tutto quello che volete, ma per favore, non saprei come, signora mia. Eccellenza, voi quando tornate a Roma, vi pigliate il duce sotto braccio e glielo dite. Io sotto braccio. E si capisce, sino a pigliate e firmate voi una carta col vostro grado, tutto quello che fate è ben fatto. Quello induce a voi vi vuole bene. Si aiutasci. A me mi vuole bene. Eccellenza, consegnate questa lettera. È per il duce, vero? Signor sì, eccellenza. Dategli le mani a lui. Grazie. Grazie, la Madonna si ricorderà da te. Pigliatevelo un bicchiere di vino. Grazie, signora, sono astemio, non bevo. Dacci un bacio di buona fortuna all'eccellenza. Bella, Dio mio. Dottore. Ma questi per chi m'hanno preso? Ormai è inutile continuare a negarlo, tanto lo sanno tutti che lei è un gerarca in missione, no? Un gerarca in missione io. E qui sono più semplici che in paese. E naturalmente già l'hanno detto. Ma come è possibile? Ma io un gerarca. Questo fa sangue, bevetene un poco. Sono astemio. Ma scusi. Lei non è venuto da Roma qui per fare un'ispezione? Io? Ma chi ve l'ha detto? Sicché lei non... No. Non è... Lei non è... Ecco perché. Finalmente. Ancora, bevete. È meglio. Così va bene, con buona salute. Bravo. Certo, è una fortuna che vi siete meritata. E voi vi trasferirete con vostro genero a Roma? Roma, naturalmente. Appena tutto sarà sistemato, via, partenza per Roma. Come si dice, grande nave, grande viaggio. Certo che mi farà molto piacere diventare amica di donna Rachele. Ha la mia stessa età, sapete? Lui invece ha 4 anni meno di me, ma sembra un ventenne. Speriamo che non vi dimenticherete di lui, eh. Mio figlio, proprio quest'altro anno dovrebbe andare a Roma. Certo, certo, se avete bisogno di qualche cosa, mi scrivete. Salvatore Acquamano, Roma. E un titolo davanti al nome non ce lo vogliamo mettere? Beh, si vedrà. Commendatore, grande ufficiale. E chi lo sa, forse anche eccellenza, non si può mai sapere. Non ti sbilanciare troppo, non prendere impegni. Io a Roma non voglio seccature. Ma si capisce, poi che riguarda più questi 4 pezzentoni?
Eccellenza. È un titolo che gli si addice come la sella a una vacca. Don Salvatore, rallegramenti e tanti auguri. Li faccio a voi e alla vostra figliola. Li faccio con la bocca e con le corna li fai. Don Salvatore, ma che maniera? Vieni di qua un momento, ti devo dire una cosa. Ma che cosa ho fatto? Niente. Don Salvatore, ma che è successo? Sei andato da lui per denunciarmi, eh? Non te l'aspettavi che diventasse mio genero? Adesso te la farò passare io la voglia di fare la spia. No, io non gli ho detto niente, vi giuro. Non mi rovinate, sono padre di sei figli. No, tu hai sei figli senza essere padre. Vivere pericolosamente. No. È la ladra che tracci il solco. No, la peccatrice. Ma no, deve essere una frase del Duce. Se avanzo, seguitemi. Ah, ci voleva tanto. Era così facile. Tanti auguri. Grazie, grazie, molto gentili. Veramente commoventi. Signori, ecco mio genero. Auguri, auguri, abbiamo saputo. Cosa fai? Un'accoglienza veramente. Vuoi bere, prendi. Sì, sì, un goccino anche per vi Gina. Prendete un gioiello per moglie. Ecco. Permettete, mamma. Piacere. Omero Battifiori. Omero Battifiori. Tanto piacere. Permettete, signora. Che permettete, signora? La mamma. Io sono la mamma. Omero Battifiori. Simpatica. La signora Cariti. Permettete. Che bella coppia. Omero Battifiori, signore. Il segretario politico lo conosce. Sì, Omero Battifiori. Sì, sì, già l'ho individuato. Ecco, signora Farsani. Permettete, signora. Omero Battifiori, signora. Domani? Sì, domani. Veramente gentile. La signora Permettete? Di Melis. Omero, vieni, stiamo facendo un gioco. Sì. Mimiamo le frasi del Duce. Ah. Tu chissà quante ne sai. E lo credo, gliele scrivo io. Tieni, andiamo a giocare. Cosa ha detto? Ha detto che gliele scrive lui. Ma va. Può darsi. Ma non ti pare che abbia un po' bevuto? Ah, ah. Che c'è? Ecco che mi sta tornando il dolore. È inutile, devo proprio andare a Lecce domani. E speriamo che questa sia la volta buona. Libro e moschetto. No, no, il libro dove l'hai visto? Scusate. Ma, zitti un momento, scusate, forse ho indovinato io. La guerra è l'igiene del mondo. Sì, è proprio questa. Oh, adesso ne faccio uno io. Mi serve una donna. Permettete, De Bellis? Prego, prego. Grazie. No. Fate pure. È un gioco, sa. Oh, io sono un vecchietto, ma le donne mi piacciono ancora. Oh, no. È la ladra che tracci il solco. No, qua i buoi non c'entrano. Ma che cos'è? E dicelo, tanto non indoviniamo. Chi beve birra, campa 100 anni. Non era una pubblicità. Ma forse l'ha suggerita lui, sai, nel discorso di Monaco, la birra. Allora papà sarà del Duce pure. Volete la salute e bevete ferrochina. Vito, tu o cambi destra o cambi vada. Buona questa! Buona! Beh, facciamo un altro gioco? Zitti! Facciamo a guardie e ladri. No, no. E le guardie dove le troviamo qui? No. Beh, vabbè, voi fate i ladri. Li sapete fare i ladri, no? Signori, prego ai rinfreschi. Oggi è doppia festa, annuale della rivoluzione e fidanzamento di mia figlia. Prego. Ah, mi è piaciuto sto giochetto. E allora tutti ai rinfreschi. Mangia tu che mangio io. Permetti? Apriamo noi le danze? No. No, perché io non conosco le vostre usanze, almeno non tutte. Ecco, già a proposito. Andiamo a bere. A proposito di questo, Elvira sì. Mi ha detto che qualche malalingua è venuta a raccontarti non so che cosa sul mio conto. Embe? No, volevo dirti che sono degli invidiosi, sono dei provinciali che inventerebbero qualunque cosa. Pur di cacciarvi via. Ma che me importa? Don Salvatore, ma che me importa? Sì, certo, qualche peccatuccio forse l'avrò anch'io. Può darci, ma chi non ne ha? E chi non ce l'ha? No, dico, perché se qualche volta ho pensato un po' anche al mio interesse, guarda, non l'ho fatto certo per me. E per chi l'avete fatto? Per i miei due figli, per Elvira, per Vittorio, dal momento che Elvira sarà tua. Omero, io l'ho fatto anche per te. E meno male che al posto tuo non c'era quello di stamattina che di figli ce n'aveva 11. Omero, prendi qualcosa. Ma certo, amore, andiamo ai rinfreschi. Tu non vieni, papà? Sì. Mangia tu che mangio io. Ti seguo, amore. Sono astemio, ma un goccino lo bevo volentieri. Certo che arrivare in ritardo ad un fidanzamento, però. Io mi farei dire dove è stato. Beh,
Se lo volete sapere, sono stato a visitare le caverne. Le caverne? Sì, sì, le caverne. E noi stavamo qui a preoccuparci per lui. Male, signora, non bisogna mai preoccuparsi degli altri. Degli altri no, ma di te sì. Oh, e se ve volete preoccupare, dico, lì alle caverne ce ne avete per tutto l'anno, eh? Ma chi ve lo fa fare, dico io, giusto? A che serve? Certo, a che serve? Se uno comincia a pensare alle disgrazie degli altri, finisce sempre col trascurare i propri interessi. Dico bene, Don Salvador? Ma veramente io non lo so. Comunque oggi è giorno di festa e bisogna stare allegri. Ma certo, state allegri! O sta allegro tu, su. E voi non ve lo bagnate il becco? Oh, pardon, non volevo alludere. A ogni modo state tranquillo che come arriva a Roma io lo dico a tutti. No, è che lui vuol far sapere a Roma che c'è... State tranquillo, vi sistemo io. Il segretario si è un po' preoccupato, eh? Che c'hai paura? Che vada a Roma che qui ha allevato una nuova razza bovina? Una nuova razza? Le vacche da corsa. Saranno poche, ma si spostano da una fattoria all'altra a velocità incredibile. Cosa volete dire? Che voglio dire? Mangia tu che mangio io! Au! Tutti ai rinfreschi! Omero, ma che cos'hai? Niente, forse ha bevuto un sorso di più e... Allora... quando papà suda è brutto segno, eh? No. Ma di che ti preoccupi? Del fatto dell'aeroporto? Ma che... Puoi sempre dire che ci allevi le ranocchie. Come opera del regime, mica male. Una mano lava l'altra e tutte e due... Ammazza che saccoccia! E certo che se dovete dare una mano a qualcuno, come fate? Eh? State tutti senza mano. Hanno voglia di aspettare quelli delle caverne. E fate bene, eh? Fate bene perché in Italia la stretta di mano è abolita. A chi i soldi? A noi! A chi le caverne? A loro! Omero. Pardon, qui c'è solo i signori, ma che ti prende? Proprio il giorno del fidanzamento. Dai qua che ti fa male, c'hai un'età. Senti un po', ma i fondi della Befana te li sei fregati di te. T'ho sbagato, sa. Senti, Omero, io credo che si possa rimediare ugualmente senza bisogno di scomodare Roma, eh? Ma state tranquilli che non dico niente. Ma che son matto? Prima di tutti perché forse a Roma non gliene importerebbe niente. Certo, certo, hanno altre cose a cui pensare. Ben più importanti. E qui resterebbe tutto come prima. Seconda, e qui chiedo scusa. Io sono mortificato, ma non sono un gerarca in ispezione come avete creduto, ma un semplice assicuratore. 500 lire al mese più gli straordinari, quando ci so. E se andassi a denunciare forse mi arresterebbero. Mica so scemo io, eh? Ma Don Salvador, io sono un assicuratore, basta. L'ho sempre detto, ma voi... Oh, scusa. Sono un assicuratore! Avete capito adesso? Dico, vabbè che la paura fa 90, ma dico, piglia uno come me per un gerarca. Adebbe, che c'ho la faccia da gerarca io, eh? Elvira, con permesso. Amore, aspetta. Allegria, allegria, viva gli sposi! Credi che mi siano mancate le occasioni? Le ho sempre rifiutate perché volevo un uomo come dico io. Ma tu prima dicevi di volermi bene. E io te ne voglio ancora. E allora? Ma se adesso ti sposassi, lo so che farei un errore. Per molta gente il matrimonio è sempre un errore. No. Per me lo è solo quando ci si sposa senza stima, senza ammirazione. Perché? Perché ho bevuto un goccetto. Non mi capita mica spesso, io sono astemio. Omero, io ti voglio bene. Sì. Ma non sei il padre che ho sempre desiderato per i miei figli. Ma può darsi che loro mi vogliono così. Lasciamolo decidere a loro, eh? No, non scherzare. Lo so, tu saresti un bravo marito. Certo. Non faresti mancare niente alla famiglia. E la domenica ci porteresti tutti a prendere il gelato. Perché? Il gelato non ti piace? Vedi, sarò stupida, ma ho sempre sognato un uomo pieno di medaglie. Un uomo forte e valoroso, pronto a battersi in guerra e in pace per gli ideali della patria.
Elvi, ma tu vuoi un marito o vuoi un monumento alla memoria? Un imbroglione, un venditore di fumo, ecco cos'è! Ah, bisogna dargli una bella lezione, eh! No, no, l'imbecille sono io che ho scambiato uno sputo per 5 lire. E adesso quel miserabile farà ridere tutta l'Italia alle nostre spalle! Ma se gli diamo quello che si merita, avrà meno voglia di ridere! No, non ci conviene, ormai sa troppe cose. Sarebbe come gettare paglia sul fuoco. Ma come, ho potuto cascarci? Non lo so, non lo so. Io però l'avevo detto subito che non poteva essere un gerarca. Ma certo, troppo giovane, senza autorità. Ma si capisce, con quel fisico alla Tialimi che ti tengo. Già, però se non ero lui a dircelo. Ma di chi è la colpa? Mia no, di certo. Neanche mia. Sì, ma qualcuno sarà venuto a dire, quello lì è l'ispettore. Ma chi dico, chi? Eccolo là. È arrivato uno da Roma, eh? Un gerarca. Noi non ci volevamo credere, lui è insistere. Vi dico che è proprio lui, l'ho visto io, l'ho visto io. È in perfetto orario. Camerati, ho preferito telegrafare perché non amo le ispezioni segrete. D'altronde sarebbe stata una mancanza di fiducia in voi, che siete le forze vive della nazione. Eccellenza, grazie. A nome di tutti vi dico grazie. Ho portato con me anche la mia signora, che non aveva mai visto questa parte dello stivale. È un grande onore. Giancarla. Prego, signora, le valigie, serio. Ecco qua. Prego, mia moglie e la moglie del segretario politico. Eccellenza, mi sono permesso di contravvenire a una sola delle istruzioni contenute nel vostro telegramma. Non vi ho fissato il posto in albergo. No, mia moglie ed io saremmo onoratissimi se voi e la vostra signora accettaste di essere ospiti a casa nostra. Tu che ne dici, Giancarla? Beh, Pepi, io direi di sì. E sia. Grazie, eccellenza. Prego. Mi hanno detto che da queste parti c'è l'olio buono, è vero? Sì, è vero. Però non è giusto, eh? Un gerarca come lei che viaggia in terza classe. Viaggio in incognito. Arrivederla, dottore. Arrivederci. E grazie. Buon viaggio. Grazie. È libero, reverendo? Sì. Ma che scherziamo? Ci ha dato l'impero. Ha ristabilito l'ordine in tutte le piazze. Ha fatto dell'Italia una nazione rispettata in tutto il mondo. E questi sono fatti. Scusate. Prego. Prego. Caro Duci, tengo 56 anni e in vita mia non mi ho mai affacciato a una finestra, datosi che vivo in una grotta, con rispetto parlando, peggio del presepio. Ora ti chiedo se posso avere una casa, non tanto per la casa, ma per la finestra, che non ne ho mai tenuta una. Me la puoi dare, datosi che mio figlio è caduto in Africa e non è più tornato, lasciandomi vedovo del tutto. Caro Duci, ora che sto proprio solo, vorrei avere alquanto meno una finestra per mettermi affacciata e pregare per te, che ce n'hai tanto bisogno. Mi firmo Gallicchio Lorenzo, fu Euplio Andrea.